Ciao! Con questo video cominceremo a conoscere Scratch, il programma che hai appena installato. Per cominciare, lanciamo Scratch. Scratch è un software che ti permette di programmare dei videogiochi e imparare così le basi della programmazione. Vedrai, usare Scratch è facile. Un programma è semplicemente un elenco di istruzioni che diamo al computer per dirgli che cosa deve fare. Ora ti presentiamo l'interfaccia di Scratch, cioè le differenti zone dello schermo e le funzioni che utilizzerai. Cominciamo con la barra in alto. Questa piccola icona a forma di mappamondo permette di scegliere la lingua. Clicca sul mappamondo e seleziona Italiano dal menu a tendina per visualizzare l'interfaccia in italiano. Subito accanto il menu File ti permette di creare un nuovo gioco o aprire un gioco che hai già creato. Puoi registrare un gioco che stai programmando selezionando Salva. Questo è molto importante. Qui abbiamo la scena, chiamata anche con la parola inglese Stage. Qui puoi vedere il tuo gioco mentre lo stai creando. La piccola bandiera verde permette di lanciare il programma e cominciare il gioco. Il bottone rosso, invece, serve ad arrestare il programma. Se vuoi vedere il gioco a tutto schermo, clicca sul quadrato blu in alto a sinistra. Clicca di nuovo sull'icona per tornare indietro. Subito sotto la scena si trovano tutti gli elementi che compongono il gioco. A sinistra vedi l'immagine di sfondo del gioco. Se clicchi sulle icone degli sfondi, vedrai che potrai importare o modificare dei nuovi sfondi. A sinistra sono raccolti gli attori e gli oggetti che programmerai. In Scratch questi attori e oggetti si chiamano sprite. Se vai sul tab Costumi, puoi modificare uno sprite, ossia cambiarne il colore, le dimensioni, oppure anche disegnare uno sprite tutto tuo. A fianco del tab Costumi trovi il tab Scripts. È un tab molto importante. È qui che troverai le palette dei blocchi, cioè tutti i blocchi che hai a disposizione per gestire l'aspetto, il movimento, il suono, le azioni e le reazioni dei tuoi sprite. Orientarsi è facile. Ogni paletta ha un colore differente. Ad esempio, la paletta Movimento è blu. Per scegliere un blocco, bisogna selezionarlo e trascinarlo sulla zona degli script, la grande zona alla destra dello schermo, che è un po' come un foglio su cui scrivere. Puoi lasciarli dove vuoi nella zona degli script, al computer non fa alcuna differenza la posizione. Per creare un programma, seleziona dei blocchi dalla paletta e trascinali sulla zona degli script, incollandoli uno sopra l'altro. Un gruppo di blocchi incollati insieme si chiama script ed è la parte più importante del tuo programma. Ovviamente il tuo programma può essere fatto di più script. Bene, la presentazione di Scratch è finita. Se hai capito tutto, guarda il video che si chiama Il mio primo programma con Scratch e imparerai come animare il piccolo gatto.